Estintori senza acqua, 45 marinai fuggiti, interventi tardivi. Sono le prime ombre gettate sulla Norman Atlantic dai naufraghi e dai loro parenti che dalla banchina di Costa Morena a Brindisi seguono le operazioni di recupero e salvataggio. Il sopralluogo ha preso il via dalla parte alta dell'imbarcazione in condizioni decisamente poco favorevoli. È ancora altissima la temperatura a bordo a causa di alcuni persistenti focolai. Per questi motivi è impossibile che gli ufficiali della Marina e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni riescano a scendere nella parte bassa della nave, dove, fra l'altro, manca l'ossigeno. E quello è il luogo in cui all'alba del 28 dicembre si sarebbe sviluppato il primo incendio ed oggi sarebbe il più pericoloso e devastato punto della nave. Il dottor Cardinali della Procura di Bari è a bordo e coordina tutte le squadre che sono salite a bordo. Sono salite a bordo squadre della Guardia Costiera, squadre dei Carabinieri, stanno arrivando colleghi della Polizia sul nucleo subacqueo che ispezioneranno la carena, l'ARPA sta facendo i campionamenti delle acque intorno alla nave, proprio per verificare se ci sono eventuali inquinamenti e lo stato della nave a livello di focolai. Qui i colleghi dei Vigili del Fuoco stanno facendo un grosso lavoro e si sta verificando quanti e quali locali possono essere accessibili. Infatti utilizzano delle maschere il personale che sta facendo questi sopralluoghi. Al momento le ipotesi della presenza di ulteriori morti o dei presunti clandestini afghani sono impossibili da accertare. Per fare chiarezza sulle cause dell'incendio e la dinamica dei fatti, intanto, sarà esaminata la scatola nera, già in possesso degli inquirenti.